I rifiuti italiani importati a Sousse in Tunisia dal porto di Salerno da parte dell'azienda di Polla, la SRA, e sequestrati dalla magistratura africana dovrebbero essere riconsegnati in Italia entro metà febbraio. A rivelarlo, due giorni fa, è stato il relatore generale dell'amministrazione generale delle dispute di Stato, Mohamed Berhoma. Ieri è emersa, anzi trapelata da fonti tunisine, anche la data ufficiale della partenza, il 13 di febbraio, quando 212 container o parti di essi sequestrati in Tunisia da quasi due anni partiranno alla volta dell'Italia. L'accordo è tra Tunisia, Regione Campania e Ministero italiano e ci sarebbe anche un protocollo d'intesa tra gli enti per il ritorno dei rifiuti, per ora top secret. Tante però le ombre su questa vicenda. Non sono stati resi noti i costi delle operazioni, a chi sarà addebitato il tutto, se ci saranno spese condivise, dove soprattutto saranno trasportati i rifiuti una volta tornati al porto di Salerno e dove saranno caratterizzati. Appare molto probabile che appena in territorio italiano interverranno le procure di Potenza e Salerno, che sul caso hanno aperto un fascicolo. Tante ombre su un caso internazionale che ha destato troppa poca attenzione nel mondo politico e della società civile italiana.